Claudio Cervati, non riesco più. Sì. Ciao Claudio, buon pomeriggio, ben ciao, trovato. Buon pomeriggio, ciao amici di Radio Incontro, ciao a tutti. Ciao Claudio, non riesco più a fare cosa, Claudio? Non riesco più è un grido d'amore. Di un amore che sofferto. Bello. Sì. Un grido d'amore sofferto, non riesco più a soffrire per te, sì. Per esempio? Non riesco più a capire se è amore oppure è finita. Non riesco più, quando ci si trova in quei momenti in cui non si sa se è ancora amore, se si è ancora innamorati di quella persona oppure se è il momento di iniziare a capire che deve cambiare qualcosa. È il cambiamento, diciamo, non riesco più. Allora, tu sei foggiano? Sì. Scoperto dall'etichetta indipendente San Luca Sound di Manuel Auteri, ma hai un accento toscano o mi sbaglio? No, mi sbaglio. Pochissimo, perché da qualche anno vivo in Toscana. Ah, però vedi che da qualche anno vivi in Toscana e quindi hai una... Sì, forse si sente? Si sente. Si sente, sì. Si sente un po' il tuo foggiano, un po' sì, sicuramente la cittadinanza. Sì, ho il tuo fortuna. Accento leggero toscano. Ho questa fortuna di avere una doppia cittadinanza. Doppia cittadinanza, sì. Dove sei in Toscana? Dove allora, abiti? In Toscana vivo a Massa. Ah, che bello, Massa. Poi, Massa? Massa, sì, Massa della provincia di Massa Carrara. Sì. E invece della Puglia arrivo proprio il paese si chiama Troia, che è in provincia di Foggia. Ah sì, lo conosco. È un bellissimo paese con una cattedrale stupenda. Sì, sì. Famoso anche per il vino, un bellissimo paesino. E quindi magari l'estate la passi lì? Eh sì, d'estate... E in momenti liberi. Sì, esatto, nei momenti liberi, nei momenti in cui non ho serate vado un po' giù al paesino. Poi vado a fare un po' di mare in Puglia. Eh sì, bellissimo il mare della Puglia. Sì, bellissimo, sì. È vero. Allora, questo pezzo scritto a sei mani da Alessandro Ghironi, Massimiliano Paolicchi e Luca Fruzzetti. Ecco. Esatto. Autori di Massa che hanno collaborato tra gli altri con Francesco Gabbani, che è l'ultimo vincitore di Sanremo Giovani. Sì, che ha scritto Amen. Esatto. E non riesco più, è un pezzo che è partito alla grande, non ce l'aspettavamo, siamo già in classifica top 20 in Google Play. Tra i brani più venduti e sta avendo tantissimi complimenti veramente gli autori, perché è un pezzo che rimane dentro, che rimane subito, è molto radiofonico, quindi rimane subito in testa, però poi c'è proprio ti fa crescere qualcosa dentro di te, diciamo che tocca alcune corde nascoste dell'anima. Bellissimo, a me piace moltissimo. Grazie mille. Claudio, mi piace moltissimo, sì. Senti, allora, scritto questo pezzo, naturalmente è l'apripista a qualcosa di più importante, di più grande, esatto. Poi. Era un album in cui stiamo lavorando, proprio mercoledì andrò a Bologna, crediamo in primavera, quindi fine febbraio, inizi marzo partirà quest'album. E non riesco più, diciamo, sarà contenuto all'interno, poi uscirà anche un altro singolo, quindi un bel progetto, un bel lavoro sarà. Ok, sì. Ti faccio una domanda. Sì. Il colore della tua musica? Rosso. Non sei il primo che mi risponde così, quindi è una musica passionale, ma d'altra parte dovevo aspettarmelo, perché quando abbiamo esordito con questa chiacchierata non riesco più e tu hai detto sì, è una storia d'amore forte, vero? Sì, un amore forte. Rosso come tanti colori, come il colore del sangue. Come il colore della passione. Come il colore della passione, rosso come tante cose, come il coraggio. Io vedo anche il rosso e il coraggio. Sì, sì, bello. Sì. E se invece dovessi dare un aggettivo alla tua musica? Emozionante. Emozionante, io devo spero... dire che hai le idee molto chiare. Grazie. Io spero di riuscire ad emozionare, quello è il mio obiettivo, di riuscire a raggiungere e a creare un filo tra me e chi mi ascolta. È un filo che poi dovrebbe diventare saldo e non spezzarsi mai più, perché quello è alla fine diciamo, l'obiettivo di chi prova a creare dell'arte, e raggiungere chi guarda la tua arte, chi la osserva, chi l'ascolta, e che rimanga unito a quello che tu volevi dire.
a quello che tu volevi, al messaggio che volevi lanciare. Sì, sì, sì. Tu ci sei riuscito? Non me lo aspettavo. Io credo che in questi giorni sto avendo delle risposte molto positive, credo che in tanti sì, perché ovviamente le persone a te più vicine, diciamo i miei fan, la famiglia, gli amici e i fan più stretti, me l'aspettavo sicuramente tanti complimenti, ma non da così tanta gente, non mi aspettavo così tante persone che ascoltassero la mia musica, non mi aspettavo che mi scrivessero complimenti come messaggi privati, cioè, perché vogliono far ascoltare la loro voce, vogliono farmi ascoltare che il messaggio è arrivato. Questa è una cosa molto positiva. Credo di essere sulla strada giusta. Claudio, tu provieni dal conservatorio, prima il San Pietro. Io allora, io sono partito con la Maiella di Napoli. Di sì. E poi mi sono trasferito a Salerno. A Napoli sono stato perché c'è mia zia che insegnava al conservatorio di Napoli, però poi io ho studiato quasi tutto al Giuseppe Martucci di Salerno con il maestro Carlo Tuand, che è un maestro bravissimo, e quindi ho studiato, diciamo, a Salerno principalmente. Sì, quindi provieni dal conservatorio? Dalla lirica, esatto. Sei diplomato quindi in canto lirico? Esatto, e poi mi sono dedicato completamente alla leggera, anche se comunque per i lirici quello che insegnano in conservatorio è di assolutamente non ascoltare musica leggera, assolutamente essere lontani, però io avevo questa passione perché con la lirica sei un personaggio e basta, sei un attore e basta, invece nella leggera io riuscivo a trovare la mia forma, cioè riuscivo a dire quello che volevo dire, che non riuscivo invece nella lirica. Senti, io ho letto influenze pop anche grazie ad artisti come Renato Zero e Mia Martini. Esatto. Io sì, sono una appassionata di Renato Zero, appartenevo ai Sorcini. Anche io mi reputo un Sorcino. Io credo che Renato Zero sia uno dei poeti italiani degli ultimi anni. La sua musica per tanti anni mi ha proprio fatto volare, mi ha fatto capire quello che io volevo raggiungere, cioè questo filo di cui parlavo prima, perché Renato con le persone, e si vede dall'affetto che ha l'Italia per Renato Zero, sono legate, cioè si vede che sono proprio legate a Renato Zero, quello è il filo che deve unire l'artista con chi l'ascolta. Sì, è vero, io ho amato tantissimo Renato Zero, adesso questo amore si è un po' affievolito con gli anni, perché poi la vita prende il sopravvento su tutto, no? La famiglia, il lavoro, eccetera eccetera, ma da giovanissima davvero lo amavo in maniera incredibile. E ti dico una cosa, noi abbiamo avuto ospite nella nostra radio tantissimi anni fa Mia Martini, con la quale io ho fatto un programma radiofonico, ho avuto un incontro qui proprio negli studi di Radio Incontro. Lei è stata chiamata da noi perché è stata premiata da noi come la cantante più ricca di interiorità della musica italiana in occasione dei nostri 10 anni di attività. Pensa un po', adesso ne abbiamo 38 di anni di attività, quindi ed è stata una cosa emozionante, molto molto bella. Sono legatissima a questi due artisti della musica italiana. Bene, fatta questa parentesi, quindi tu provenendo chiaramente dal conservatorio hai una formazione classica che dà una marcia in più anche alla musica pop e alla musica leggera. Sì, sicuramente. Ecco, infatti, qual è il tuo sogno nel cassetto, Claudio? Il mio sogno nel cassetto è restare, cioè non essere una meteora, ma riuscire a, come gli artisti di cui parlavamo, riuscire ad essere me stesso, a trovare una mia forma e a restare accanto a tutti quelli che vogliono ascoltarmi e vogliono seguirmi. Sì, sì. Quello è il mio sogno. Certo, speriamo che tu possa realizzarlo. Grazie, grazie mille. Senti, progetti futuri ne abbiamo parlato, progetti live futuri? Live sì, c'è un tour dopo l'album, pensiamo, che parta, io spero, dalla Puglia e che poi faccia qualche tappa tra Toscana, Emilia Romagna, così qualche giro, così dopo, spero sicuramente dopo l'album. Ok. Sì.
Bene, allora Claudio, io ti ringrazio. Grazie a voi. Vogliamo dare i tuoi contatti e ricordare questi contatti, poi come abbiamo detto, come ti ho detto al telefono, noi posteremo questa chiacchierata che adesso è in diretta, ma poi verrà postata sulla nostra pagina Facebook, prima la pubblicheremo su YouTube e potrai riascoltarla e condividerla. Sì, sì, allora i miei contatti, il mio sito internet claudiocervati.it, poi c'è una pagina Facebook che è molto seguita, per giunta dal 7 di novembre siamo passati da 2500 fan a quasi 8000. Mamma mia, quindi, complimenti! Fatto, sì, veramente tanto. Incredibile, un incremento così. Sì, mi sta già iniziando a cambiare la vita, non riesco più. Certo. E poi c'è il YouTube, Instagram, quindi... Però diciamo come riferimento c'è il sito oppure la pagina Facebook, che sono quelli più seguiti sicuramente, dove potete trovare tutte le novità, tutte le news. Bene, okay. Benissimo. Claudio, ti lascio annunciare il tuo pezzo naturalmente. Grazie. E ti faccio un in bocca al lupo, ma non dirmi crepa il lupo. No, non lo dico, dico dimmi... grazie. Lunga vita al lupo. Lunga vita al lupo. E lunga vita alla musica bella e ai giovani che si affacciano alla musica. Mm? Sì. Bene, grazie. Allora se vuoi annunciare il tuo pezzo. Certo, e allora adesso ascoltiamo Non riesco più di Claudio Cervati, spero che vi tocchi il cuore e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontro. Grazie Claudio, grazie un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio anche a te, un bacio. Ciao, un bacio. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Sapessi dirti dove il bene, sapessi dirti dove è il male, e il punto esatto in cui siamo noi tra queste cose. Questione di punti di vista, o forse non è mai abbastanza tutta la sincerità che serve per dirsi basta. Perché quando mi cerchi affogo e non sai quante candele invece spegnerei. Non riesco più ad uccidermi, a farmi ancora scrupoli prima di dirti che andrei lontano. Non riesco più a sentire che avrei bisogno anche di te in questa vita fatta in modo strano. Quel fascino da disillusa mi avrebbe ancora condannato. Non sono quello che sorride mentre respira questo vuoto. Perché quando mi cerchi mi nascondo e non sai che a volte è un gioco e che altre sparirei. Non riesco più ad uccidermi, a farmi ancora scrupoli prima di dirti che andrei lontano. Non riesco più che avrei bisogno anche di te in questa vita fatta in modo strano. Non so se in questi giorni prima o poi ritroverò chi lascerà dentro di me giorni buoni per ritrovare solo e anche per un attimo la mia serenità. Non riesco più dirti dove il bene, sapessi dirti dove è il male, e il punto esatto in cui siamo noi tra queste cose.